immagino che voli quella bastardo se usa un'armatura fatta da, a forma di Pegaso. Non è che... Oh, ho pochissimi lanciarazzi. Vabbè, quella che c'ha più munizioni è questa. Vediamo se posso comprarne al volo un po'. Costano tantissimo. Cioè 2,50 l'uno costano i lanciarazzi. Io pensavo 2,50 un pack, tipo 3. Up there. There he is. He's sleeping. What do you expect? He's a guardian. Start opening the gate. That'll piss him off. Un guardia. Ok. Ah, bene. Bene, dai. No, non posso sparare a quelle cose. Bene, un TP l'ho aperto. Porco Giuda. Io? C'hanno un po' di egizio, non so perché, ma me li vedo un po' di egizio dentro queste armature. Non so perché. Somiglia un po' a quella divinità. È magico splendente però. Ah, fa finita, te muovete. È abbastanza difficile mirare. Oh. Dai che maciniamo colpi su colpi. Quindi c'è un momento in cui butta giù l'arma e lui si trova bloccato. Mamma mia, che culo. Beh, devo dire che rispetto a Gozu che veniva direttamente in faccia, lui è un filino più... Vabbè, il fatto che vola lo rende un filino più... pensabile. Ci siamo. Ma pure... Pure il rateo di fuoco è bassissimo di questo. Aspetta. Lui nel dialogo ha detto anche che indosserò l'armatura fatta da mio fratello. Quindi oggi gli ha fatto l'armatura anche. Ma un pacchetto dei fatti tuoi te li potevi fare, no? Hai condannato la nostra realtà per questo. Per Dio sa cosa. Oh. Al tempis. Oh merda. Eh no, devo rimanere fermo qua purtroppo. Killing. Ci è mancato un pelo. Il lanciafiamme non credo che lo possa utilizzare. Come faccio a usare il lanciafiamme su sta fa... Dove sta? Oddio. No! No raga, potete capire la tensione. Ah, ma lo sto attaccando ai lati. Devo attaccarlo ai lati dell'armatura. Non al petto direttamente. Sarebbe stato utile saperlo un po' prima, non credi? A colpirlo lì. Io sempre un tasso dito, maleducazione ragazzo. Giovani. Sicura. Credo che un colpo ben piazzato dovrebbe bastare. No. Forse anche le bombe potrebbero funzionare prima.
vamos. No, i tardi non gli fanno proprio niente. Quindi o ci vado con la pistola, con la questa qua, è ideale. Mi piacciono le armi che c'hanno un po'. Mi è cascato qualcosa in camera. Ma non mi posso girare per guardare. Attenzione, un pochino critica. Ma esci a sta armatura, affrontami da uomo a essere delle ombre. Qualsiasi cosa più cavolo sia. No, c'era un medikit qua, bastardo. L'ha tolto. Sembra abbastanza, infatti. Non riesco a mirare. Oh, siamo a due. Metti pressione, ma perché non vieni tu qua? Sto finendo i colpi. Mi passa un po' la pistola, mi sa. L'ultimo sigillo è laggiù. Molto utile sta cosa che ho la vita aumentata. Non solo recupero tutta la vita che ho col medipic, adesso... Dai! Sì, perché non c'ho modo per velocizzare questo affare. Ah, posso uscire per schivare, il problema è che si stoppa. Fatto. Questo lo prendo io. Lanciarazzi! Mio! Certo, è facile, se le tiene ferme. Che vuol dire? Se sono riaperti? Cioè, devo rifare quella stronzata ogni volta per... Forse ho capito. No, sul serio, se sono riaperti tutti e tre. Devo ripetere il coso ogni volta che lui, per far sì che lui scenda. No, mi tocca tagliare in due sta parte. Mi ha detto che si strappa i pantaloni per curare. Chiudere il portone, idiota. Ci credete che sto andando... Sta durando una cifra sta parte. La Catalian 2 è una boss fight, ma vi rendete conto? Ma perché non raccoglie in automatico? Lanciarazzi. Strano che trovi così tanti medikit comunque. In teoria sto in normale, quindi non dovrebbe darmeli così tanti. Come ricordo, ho messo normale o ho messo difficile? No, normale.
però sta battaglia è una noia. Cioè, se i boss battle sono una noia, specialmente questa, cioè. Lo ripete la stessa cosa 3000 volte. Non dura niente sta cosa. Ma davvero, ma dai. Capito che diventano sempre più veloci ad aprirsi e chiudersi sti cosi, ma... Infatti fa trovare più razzi che il resto, mo. Pensate che il 2 è multiplayer di questo. Pensate che casino può essere. Vabbè, non so se ci sono boss fight di questo tipo sul 2. Non ho mai giocato. Vorrei prenderlo, ma ancora costa troppo. Dai, fermo, Brocco. Maledizione. Oh. No dai, ma può essere, durano niente sti cosi. Ah, raga, ho 25 minuti di registrazione e sto ancora a ammazzare sto boss. Ho 800 munizioni, sai, sto a raccogliere più munizioni di tutto il, resto, però. Deve essere una maniera per colpirlo con un lanciarazzi. Sto pony volante. Magari se mi ha messo direttamente sotto di lui. Funziona. Olè, finalmente! Oh, come sei per terra con me, bastardo? Oh cazzo, ora è per terra con me. Oh merda. Salve! Ma che ti credi essere Anur? Questo giavellotto? Eh? Now, come to dad. Ma lo sto colpendo? Sì, ciao cuore. Maria per la pancia gli lancio, colpisco col lanciarazzi. Yes! Oh my god! Takes forever! Vale, salto dentro la lancia. C'è su! Vieni fuori! Da sto pony volante! Surprise! Che idiota! You maggot! What are you doing here? Burrowing, dear brother! Just like a maggot shield! We're here to harvest information, and maybe a little cheap. You can tell that thing. Hey. I refuse to dignify the awful that pours from his mouth. You spit in Emrys' face, bringing him here.
You don't say. Why, it's almost like that was my intention all along. You use this filth to do your dirty work. Enra made the same mistake. These mortals can't be trusted. So Enra has been talking to a mortal. Zilla. Ooh. It has to be. I always knew he would fail us. But I didn't think he would be so arrogant to hold Zing's Whisperer for ransom. And that's why the others couldn't come back. Hey kid, looks like your boss did good. It also sounds like he made a deal with the devil. Details. I think it's time to go have a chat with Zilla. You know, filth to filth. Lie back and think of England, brother. Okay, Inglaterra. Family, what are you gonna do? A portal to Zilla. Now. Coming right up. If Zilla has the last whisperer, this should lead us straight to him. No tricks this time, right? Wouldn't dream of it. Ma finalmente abbiamo delle vere qualcosa di vero. Oh, 18 minuti ci ho messo, mamma mia, è una cosa pazzesca. E niente, scrivo qua il video perché cazzarola, saranno 28 minuti che sto registrando in totale. Boy, niente, dovrò tagliare a metà la boss fight, magari quando riesco a buttarlo giù la prima volta. E poi vedremo. Niente, ci vediamo ai prossimi video, campare ragazzi. Vi ricordo il canale di Siabro. Video, commentare sotto e iscrivervi al canale. Continueremo la prossima volta con Shadow Warrior. Nel prossimo video. Bye bye.